Uomini e donne, Ida, Riccardo e il Vaffa al centro dello studio. A Uomini e donne sta succedendo di tutto tra Ida e Riccardo. In molti se lo aspettavano, da quando il Cavaliere Tarantino ha fatto ritorno nel programma. Lui e Ida sono ad un passo dal riprovarci. Almeno, questo è quello che vorrebbe la dama. Riccardo, invece, continua a dare risposte enigmatiche e questo sta cominciando a spazientire sia il pubblico da casa che la stessa Maria De Filippi. Nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, Ida ha innanzitutto chiuso con Marco, il cavaliere con il quale stava uscendo da qualche settimana. Ida gli ha chiaramente detto che non è scattato nulla. È ormai chiaro a tutti che la donna sia ancora innamorata di Riccardo. Il povero Marco ci è rimasto parecchio male e suo malgrado si è ritrovato a dare ragione a Tina Cipollari, che ha sempre sostenuto che Ida non fosse interessata a lui. Insomma, come tanti telespettatori, anche la Cipollari ha sempre avuto il sentore che Ida e Riccardo fingessero di voler conoscere altre persone per prendere tempo, per poi tornare insieme. Peccato che anche in questa puntata la nostra Tina non fosse presente in studio. Ne avremmo viste sicuramente delle belle. Sta di fatto che, durante l'uscita di Marco dallo studio, Riccardo gli ha rivolto delle frecciatine e delle battutine poco carine. Un comportamento che il pugliese poteva benissimo evitare, come gli hanno fatto notare in molti, compresi Gianni e la stessa Ida. Ma non è finita qui, visto che è iniziato un vero e proprio teatrino tra Ida e Riccardo, con Maria De Filippi che alla fine se la rideva. Insomma, tutto quanto stava succedendo aveva un che di surreale, visto che Riccardo, messo alle strette dalla conduttrice, non ha voluto sbilanciarsi. Per l'ennesima volta, il cavaliere Tarantino non ha voluto svelare chiaramente le sue intenzioni con Ida. Al che la Platano è sbottata e ha mandato letteralmente a quel paese il suo ex fidanzato, uscendo poi dallo studio. Ovviamente, Riccardo l'ha seguita e qui c'è stato un momento di televisione trash che il pubblico ricorderà a lungo. In tutto questo, Maria De Filippi se la rideva. Il confronto dietro le quinte non ha portato a nulla, visto che Riccardo è sempre rimasto sul vago, senza dare nessuna certezza a Ida. Forse nemmeno lui sa ciò che vuole. E quello che pensa il pubblico da casa, visto che solo mezz'ora prima, sembrava che la donna della sua vita fosse Gloria. Sta di fatto che i due ex fidanzati sono rientrati in studio, senza averci fatto capire nulla di nuovo. Per tutta la puntata, in buona sostanza, i telespettatori si sono dovuti sorbire i discorsi senza né capo né coda del nostro Riccardo. Non si è arrivati ad un dunque, o forse sì. A quanto si è capito, il Cavaliere e Ida usciranno a cena insieme. C'è voluta una puntata intera per arrivare a questo. Il pubblico su social non pare essersi divertito vedendo queste scene, anzi. Piovono commenti negativi, sia su Riccardo che su Ida. In molti sono convinti che sì, ci riproveranno, ma che subito dopo si lasceranno di nuovo. Voi cosa ne dite? Si daranno una seconda chance? Troppo pesante il nostro Riccardo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.